Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, torniamo su Forza Horizon, è da un po' che non ci gioco. Volevo fare 1, 2, 3 partitelle, vediamo quanto tempo ci dura, riusciamo a farle durare queste partite. Partiamo subito, andiamo su Trova Partita, andiamo su Social Racing e cerchiamo la partita e partiamo subito. Eccoci in gara ragazzi, siamo con la Lancia Delta. Ovviamente prima di incominciare una partita sono dovuti passare veramente 5 minuti. Ragazzi, 5 minuti prima di entrare in una cazzo di partita. Vi ho tirato tutto il pezzo perché veramente non si può. Un gioco come Forza che ci mette così tanto. Ma stiamo scherzando. Ma fuori dal cazzo, tu stronzo. Ah, questa volta vi voglio fare il Forza Horizon ovviamente senza la mia facecam, perché sinceramente non è che serva molto in questo caso. Ovviamente la mia Lancia Delta, siamo in classe C ragazzi, classe C. La mia Delta sta facendo il suo lavoro, io da un po' che non ci giocavo, proprio da un bel po', perché certe volte mi fanno sclerare gli stronzi che giocano scorrettamente. Ovviamente la mia macchina è la più lenta, però qui c'è una curva balorda. E curva stronzo, dai! Bisogna buttarli fuori questi qua ragazzi, bisogna buttarli fuori, almeno devono fare gli errori da soli. Questo qua è lento, mi sto incollando al suo culo. Grande, perfetta ragazzi, la piazzetta l'abbiamo passata perfettamente noi, grandissimi. Perfetta raga, dai. La Lancia Delta, le italiane si rispettano fuori dall'Italia. Grande, dai, grande, perfetto ragazzi. Vai, dai, dai, questo qua mi sta recuperando ragazzi, sta giocando sarà bene. Questo ciulo Chavalin, deve essere spagnolo sicuramente, mi si sta avvicinando. La sua macchina è più veloce, non me lo sento. Perché sta sballonzolando la mia macchina, raga? Ah, ok. Ovviamente si appoggia a me e ho perso, giustamente, ragazzi. Non c'è problema, ragazzi. La prima che facciamo è giusto che io perda, perché devo in qualche modo, diciamo, migliorare o... cazzo, non so come dirlo ragazzi, e riprenderci la mano su questo gioco, perché comunque sì, io non ci gioco, è da un bel po' che non tocco questo gioco e quindi devo allenarmi, altrimenti sarei troppo forte in tutti i giochi e sarebbe una merda, veramente ragazzi. Ma ve lo immaginate una puntata, ogni puntata tipo in Call of Duty, dove faccio 0 morti ad esempio, sempre solo kill, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, o in tutti contro tutti, poi io tipo fare 100-0, 100-0, sarebbe orribile. Godrete anche voi nel vedermi morire, vero? O godrete anche voi nel vedermi perdere come su Forza Horizon, come su FIFA 13, su altre modalità, vero? Dai, la prima andata ragazzi, partiamo con la seconda. Eccoci qui ragazzi con Ford RS200, mi sa, se non ricordo male. È un po' bizzarra come macchina, vedete, blu, rosa, scritto è davanti. Chissà di chi è ragazzi, ma secondo me è di Giordino. Comunque sia, partiamo, vai, andiamo raga. Cerchiamo di vincere almeno questa. E basta toccarmi, siete fastidiosissimi. Che cazzo. È un figlio di puttana! Guarda questo figlio di puttana, ragazzi! Guardate sti figli di puttana! Scusami zio, non volevo, scusami. Dai, ma guardate la gente, ragazzi! Vedete perché poi non gioco! Perché trovo questi figli di troia! Scusami, guarda, mi sta sapendo il controllo, la macchina non lo so. E basta! Basta, fastidiosissimi.
Mamma mia, ma come cazzo giocate? Ma come cazzo giocate? Penosi, raga. Questo qua lo prendo, ragazzi, lo butto fuori. Scusate, dico sempre di non essere scorretti, ma questo figlio di puttana mi ha buttato fuori lui e quindi lo butterò fuori anche io. Ovviamente lui si aiuta col muro, grazie al cazzo. Ditemi voi se è una gara normale, sbatti contro il muro e provi a salvarti in quel modo. Che scarsoni di merda, ragazzi. Mi ha fatto perdere, potevo vincere anche il primo posto, invece per colpa di questi coglioni io ovviamente rovino le mie gare. Andatevene a fanculo, va grande. Fallo schiantare. Schiantatevi tutti e due, anzi, dai. Fidatevi che mi prendete, ragazzi, fidatevi. Siete proprio dei nabbi, cazzo, raga. Siete dei nabbi. Veramente, ragazzi, la tristezza nel vedere gente che gioca in questo modo. Io veramente mi perdo la voglia di giocare a questo gioco. E ho perso la voglia così, ho perso la voglia di toccare questo gioco proprio per gente di merda come questa. Che tristezza. Che dire, ragazzi, meno male che almeno anche la seconda sono arrivato secondo, purtroppo non posso chiedere di più. Per vedete le teste di cazzo come può essere quello Sergio Tofurius o quel DJ Juan Joker, dei pezzi di merda, veramente bastardi. Spero che falliscano in tutto quello che fanno, perché se lo meritano a questo punto. Queste sono le mie sensazioni, i miei pensieri, dopo che teste di cazzo mi fanno schiantare su Forza Horizon. Quindi, ragazzi, che dire, da Cure 93 è tutto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace come sempre, se io ve lo chiedo. Poi siete liberi di fare quello che volete, giustamente, perché c'è il libero arbitrio, dovete fare quello che volete. Io sono contento quando mi mettete mi piace, sono contento se mi mettete... non sono contento se mi mettete un dislike, ma ovviamente mi fa piacere quando mi fate qualche critica costruttiva. Quindi da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!